Erasmo Palma, sono il presidente nazionale della Lega Tennis della WISP, della struttura di attività tennis con il nuovo nome che gli abbiamo dato, e mi trovo oggi qui a Modena per l'aggiornamento regionale dei nostri tecnici, davanti a 120-130 persone, dove non sono solo io a dare quelle che sono le mie competenze, ma ho la fortuna anche di ricevere, attraverso gli interventi che i nostri colleghi, che i miei colleghi fanno, di ricevere aiuti, contributi per poter crescere nella nostra idea di sport. La nostra idea di sport è che è uno sport alla ricerca della felicità di chi lo esprime, insomma noi non abbiamo come obiettivo primario quello della ricerca del campione, il nostro obiettivo è che la gente sia felice, che possa fare sport nella più ampia facilità della cosa, senza tante sovrastrutture, senza tante gabelle, senza tante difficoltà. In questo la WISP si colloca come associazione principe, come associazione più importante su questa. Noi lavoriamo nelle carceri, lavoriamo nelle periferie, questo senza trascurare la ricerca scientifica che, come si può vedere dall'aggiornamento che abbiamo fatto oggi, produce anche tutta una serie di novità, di innovazioni su quello che è l'apprendimento del tennis. Ecco, noi ci occupiamo di apprendimento del tennis primario in tutte le massime competenze assolute, avvalendosi anche di esperienze con atleti di alto livello. Ecco, ci tengo a sottolineare che il nostro obiettivo è comunque quello di lavorare con la base, con quelli che sono i ragazzi che si approcciano al tennis, gli adulti che si approcciano al tennis. Tennis giovanile, noi vediamo il tennis come un'occasione per andare oltre al tennis, cioè il tennis ci serve, è funzionale a diventare uno strumento educativo per la crescita del cittadino, per cui il poter lavorare con i giovani significa poter lavorare con quella che è la seta del mondo. I giovani sono quelli che danno il nostro futuro, che faranno il nostro futuro, noi siamo quelli che sostengono che ogni generazione è migliore della precedente, non fosse altro perché può vivere delle esperienze della generazione precedente. Se così non è, dobbiamo guardarci un pochino allo specchio e vedere quelle che sono le responsabilità nostre come generazione precedente, insomma, che non siamo stati in grado di dare o di consentire ai nostri giovani di crescere al meglio. Il tennis giovanile per noi è una cosa molto importante. Oggi pomeriggio so che parteciperanno più di 300 bambini a questo campionato ed è un evento dove vince il tennis, non vince il campione, vince il tennis, vince il movimento, vincono i nostri ragazzi. Devono praticare uno sport, non siamo nemmeno gelosi di questa cosa, devono praticare il tennis perché al di là di quelle che sono tutta una serie di convinzioni, di credenze metropolitane sul fatto che il tennis sia uno sport che sviluppa in maniera simmetrica, questa cosa va smentita perché gli attrezzi di oggi, il nostro modo di insegnare che prevede un'attenzione all'ambidestrismo, al bilateralismo importante, è forse lo sport che può più andare a ricostruire quelle che erano il saper lanciare, il rincorrere una lucertola, il saltare un fosso. Ecco, credo che il tennis oggi abbia una valenza, un valore dal punto di vista coordinativo molto molto importante, però il messaggio, lo slogan che mi piacerebbe lanciare è di praticare lo sport, anzi di praticare gli sport, perché poi magari c'è delle competenze per della vita, delle life skill che in qualche modo ritorneranno da adulto, che permetteranno di non dover abbandonare l'attività motoria. Lei sa benissimo che siamo una nazione sedentaria dove lo sport è veramente relegato un pochino all'ultimo gradino, tant'è che si tende a desportivizzare lo sport per andare a sportivizzare la società, cioè a fare tutta una serie di attività destrutturate nella quale la WISP è veramente una realtà importante. Tanto dal punto di vista ambientale dobbiamo fare un ragionamento che annaffiare un campo da tennis significa sprecare un'acqua in maniera esagerata, si parla di un paese del centro Africa quanta acqua costa in un anno annaffiare un campo interrosso, quindi c'è una valenza anche ambientale passare alle superfici Resia, Nemateco eccetera. Dal punto di vista fisico occorre fare una preparazione un pochino più adeguata, più specifica, insomma, dove si tiene presente che le sollecitazioni sono diverse da quelle della terra rossa. Dal punto di vista tecnico, il lavorare sui campi in superficie veloce è un vantaggio perché consente di accelerare i tempi di reazione, consente di essere più pronti e più rapidi, per cui io credo che realmente il futuro sia mettendo al primo posto il rispetto dell'ambiente, il rispetto ecologico della cosa, sia quello di andare verso le superfici veloci.
giro tutta l'Italia e non solo, e devo dire che Modena è un centro pilota, dal punto di vista della sperimentazione, è un centro pilota da quello che è la gestione degli impianti, è un centro pilota sull'apertura mentale che si propone attraverso il tennis. Devo dire che se ci riuscisse in qualche modo di esportare o in qualche modo di riuscire a far condividere il modello che viene utilizzato qui a Modena per l'attività del tennis, avremmo fatto un balzo in avanti di svariati anni. No.